10 marzo 2021, uffa che barba, uffa che noia. Buongiorno a tutti voi dal vostro Norbert. Allora, qua si continuano a leggere i soliti caroselli, i soliti girotondi di cifre, dei contagiati, delle terapie intensive, avanti, avanti così. Insomma, inventatevi qualche cosa di nuovo da scrivere, perché qua veramente ci fate morire di letargia tutti quanti, cioè le vostre notizie ormai ci fanno sbadigliare, cari pennivendoli. E allora che cosa leggiamo? Leggiamo che siccome c'è una ricrudescenza ovviamente dei vari casi di contagiati grazie a queste meravigliose nuove varianti, sì, non corona, quello che ha scritto quei meravigliosi libri della montagna, no? Ma parliamo del fantavirus, no? Quindi, verso weekend rossi e zone gialle rafforzate. Pensate cosa si stanno il clan tecnico scientista in combutta con la junta governativa ha escogitato i weekend rossi, cioè non vogliono mettere, a quanto ho capito, il lockdown tutto il paese, ma ovviamente, siccome hanno bisogno assolutamente di soddisfare la loro cattiveria, la loro malvagità, perché qua non c'è più nulla di scientifico, parliamoci chiaro, non c'è più nulla di logico, anzi non c'è mai stato in realtà, non ha alcuna giustificazione i provvedimenti che sono adottati, non hanno alcuna giustificazione i provvedimenti che si vogliono adottare, non hanno nessuna giustificazione e logica scientifica i provvedimenti che sono stati adottati in passato, anche perché se no avremmo comunque ottenuto dei risultati. Invece, ammesso e non concesso che si voglia credere alla pandecomica, l'Italia è uno dei paesi al mondo che ha più contagiati e via discorrendo, nonostante abbia imposto tutti questi lockdown. Ovviamente c'è qualcosa che non torna, no? Allora, leggiamo cosa dice la ansia. Allora, aspettate qua. A causa del ginovirus, come lo chiama il buon Greg, evidentemente mi è calata la vista. Allora, una stretta delle misure già a partire dal prossimo weekend per frenare la diffusione del virus, sospinta dalle varianti. Zone rosse più rigide, modello Codogno. Movimenti limitati anche in zona gialla. Attenzione, questa è la novità. Chiusure nei fine settimana, come è avvenuto durante le vacanze di Natale. Quindi l'unico giorno che uno potrebbe avere libero, che potrebbe essere la domenica, no? Di dire mi prendo su con la mia famiglia, vado a farmi una passeggiata all'aria aperta in montagna, vado a prendere un po' di sole, a respirare un po' di profumo dei prati, un po' di profumo dell'aria pulita e così via. No, questo qua è proprio questo fatto qua che ci viene impedito o che vogliono impedire. Poi bisognerà vedere quanti si adeguano, perché poi tutto il gioco sta lì, non è che possono mettere un drone alle spalle di ciascuno di noi, eh? C'è anche questo da dire. Cattiveria pura, senza alcuna giustificazione scientifica. Allo stesso tempo, estensione della campagna di punture ai più soggetti possibili e nei tempi più brevi. Vedremo come farete a punturare chi non vuole punturarsi. Dovrete muovere proprio l'esercito, ormai siamo arrivati ai ferri corti, c'è poco da fare. Questa è la posizione che gli espertoni del clan tecnico-scientista riunitosi hanno consegnato alla giunta governativa, che dovrà a stretto giro, probabilmente già nelle prossime ore, valutare in che misura accogliere le indicazioni. E vai!
Quindi esclusa un po' l'ipotesi, diciamo così, di un lockdown generalizzato in tutto il paese, omogeneo, uniforme, però c'è questa forma ricattatoria, no? Di togliere un po' alla volta le libertà, quindi il discorso del passaportone senza il quale non si può salire sull'aereo, magari non si può andare in treno, non si può entrare in certi locali e quant'altro, viene rinforzato da questi lockdown del weekend, nel senso che quando scatta la domenica, scatta il giorno festivo, che cosa succede? Succede che non ci si potrà più muovere di casa. Ma uno a quel punto dice: vabbè, io sono andato a farmi punturare. A questo punto qua io ho un pass dove al checkpoint con il mitra spianato mi dicono sì, lei può passare, oppure un fiorino. No, perché a questo punto qua che cosa succede? Succede che il lockdown vale per tutti, nessuno escluso. Per i punturati come per i non punturati. E quindi, come vedete, questa pandecomica sarà infinita. Sarà infinita perlomeno fino a quando non avranno ottenuto lo scopo di ridurre tutti in miseria, espropriare tutti, depopolare la parte che va depopolata, sostituire la parte di popolazione che deve essere sostituita. E questo, se avverrà, avverrà grazie alla nostra collaborazione. Nel frattempo, poi, sempre più notizie giungono da vari siti, da varie parti, da vari studiosi, da varie persone interessate anche a questo problema. E in poche parole, adesso vi faccio sentire un estratto da Radio Radio, dove sembrerebbe che sia stata trovata un'altra arma potentissima. Andrea, poi Garavelle. Allora, Andrea, abbiamo accennato all'ivermectina. Cosa sta accadendo? Allora, ci sono ormai 63 studi scientifici che danno un ottimo valore alla molecola dell'ivermectina, che è un antielmintico, però ha azione sia in vitro che in vivo sul SARS-CoV-2. È un farmaco che in Italia non è previsto per uso umano domiciliare e come tu sai noi ci occupiamo soprattutto di terapie domiciliari, mentre il professore che è in linea con noi è un ospedaliero e quindi la conosce molto meglio di me l'ivermectina perché la utilizza da tanti anni a livello ospedaliero. L'ivermectina, però, essendo registrata in Francia con un farmaco, può essere comunque utilizzata secondo una legge esistente degli anni 90. Per cui, in realtà, se un medico fa una ricetta per una preparazione galenica e il farmacista ha o si procura l'ivermectina, in realtà si può utilizzare. Chiaramente per la legge di Bella bisogna stare molto attenti a procedere con tutta diciamo, la normativa, per cui la ricetta deve avere non il nome del paziente ma un codice univoco, deve essere specificato la dose, deve essere specificata in lettere, insomma, diciamo un po' di complicazioni, però off-label si può utilizzare per ricerca anche a livello medico. Bene, allora qual è il primo? Ecco, allora avete sentito, ci sono mille paletti, le cure ci sono, ammesso e non concesso che ci sia in giro questo ginovirus, questo fantavirus, questa pandecomica, ammettiamo pure che ci sia, ammettiamo pure che questa super influenzona qua esista, sia in circolazione, ammettiamo pure che ci si possa contagiare facilmente, ammettiamo pure che queste cose qua, le cure ci sono, senza finire in ospedale, senza finire in ospedale. Quindi come si fa a scrivere, come scrivono questi giornalacci che le terapie intensive sono piene all'80%, poi dopo scrivono che in Brasile è un disastro, tutte cose che poi non si possono andare a verificare, perché non è che io dico adesso prendo l'aereo, faccio un salto in Brasile,
vado lì, ok, a farmi a ballare, a ballare la samba in compagnia di dolci fanciulle, e poi già che ci sono vado a dare un'occhiata agli ospedali, a com'è la situazione sanitaria in Brasile. Quindi scrivono, perché la carta si fa scrivere, ma la cosa peggiore è che poi dopo la gente che legge quella la carta straccia ci crede anche, senza avere mai avuto una sola esperienza diretta di quello che sta succedendo. Io adesso vorrei solo sapere da voi che mi state seguendo in questo momento, quanti di voi hanno conosciuto o conoscono qualcuno morto di Fantavirus? Quanti? Io non ne ho conosciuto uno che sia morto di Fantavirus. E dopo io sarei quello che diffondo fake magari, e dopo magari YouTube mi rimuove il video semplicemente perché mi pongo delle lecite domande, perché non ho avuto alcuna esperienza di persone di direttamente coinvolte a livello ovviamente fatale da questo Fantavirus. Sì, io ho avuto anche colleghi ai quali è stato dichiarato di avere preso su il Fantavirus, sono stati a casa, si sono fatti la quarantena, tutti asintomatici, non hanno avuto nemmeno un raffreddore, un colpo, però dal tampone risultavano ovviamente positivi. Anche lì sappiamo benissimo tutta la faccenda che gira attorno a questi tamponi, che adesso secondo gli ultimi studi cinesi dovrebbero essere addirittura fatti analmente. Magari qualcuno sarà anche contento, non lo so. In Cina per esempio hanno scoperto che siccome questo Fantavirus ha sede principalmente, si riproduce principalmente nell'intestino, allora il tampone fatto nel naso, come hanno fatto fino adesso, o in gola, non vale più una cicca. E quindi vedremo anche qua cosa decideranno di fare e quanti saranno contenti di fare il tampone anale. Sembrerebbe un fumetto, ma purtroppo, amici, questa è la triste realtà. E tutte queste cose qua perché succedono? Perché noi continuiamo a credere a quella che è la narrazione mainstream. Io ogni giorno che passa, seguendo tutte le notizie contraddittorie, ridicole, patetiche, rimango sempre più convinto che questo a livello mondiale sia stato organizzato da tempo da una cricca di complici che hanno in mano ovviamente i movimenti dell'alta finanza, la produzione del cibo, il controllo sulla distribuzione dell'acqua, dell'energia, eccetera, eccetera, appunto perché è un metodo di governo mondiale e un nuovo riassetto mondiale, spartizione dei confini, come appunto risulta dalle guerre. Le guerre cosa servono? Per spostare le zone di influenza, di comando, di confini. È sempre stato così. È sempre stato così fino ai tempi della preistoria, che si combatteva con la clava, poi siamo passati a combattere con le armi da taglio, poi dopo è stata inventata la polvere da sparo, con le armi da fuoco, e poi dopo con le armi atomiche. Adesso siamo nell'era della guerra informatica, nell'era della guerra biologica e avanti così. Ma soprattutto la tempesta, il brainstorm, la tempesta sui cervelli con la quale ci colpiscono quotidianamente, hanno ridotto l'umanità, il 90% dell'umanità, a degli zombie. Per cui il gioco è fatto, basta mettere paura alle persone, una paura così indeterminata, non necessariamente di un fantavirus, ma anche di essere colpiti se non si obbedisce alle direttive governative, creando confusione, poi la paura si alimenta creando confusione nel detto, nel non detto, nel dichiarato e poi nello smentito e via dicendo. Guardate, basta sfogliare le notizie, incrociare le notizie ogni giorno dal web, ma anche dai giornali mainstream che si contraddicono un giorno per l'altro, per cui
Non è da dire, io vado a vedere dei siti dichiarati, classificati come complottisti. No, questo fatto qua avviene anche se si va a vedere, a consultare la stampa mainstream. Se si confrontano anche i telegiornali, si confrontano i giornali mainstream e si incrociano le informazioni, magari se ne salva qualcuna. Si fa uno screenshot e poi si vanno a mettere a confronto, si trovano un sacco di contraddizioni. E quindi adesso si sono inventati che ci saranno molto probabilmente questi weekend rossi in cui il lockdown sarà totale, non ci si potrà muovere di casa a quanto pare, però attenzione, solo i festivi perché evidentemente negli altri giorni il virus va a lavorare e quindi non ha tempo per colpire per svagarsi andando a colpire le persone. Mentre invece nei giorni festivi anche il virus, siccome ha la giornata libera, si vuole svagare e va in cerca di predare le persone. E quindi di conseguenza avremo molto probabilmente questi, se il clan tecnico-scientista in collaborazione, decideranno in collaborazione con la giunta governativa, appunto avremo questi weekend, queste domeniche rosse. Bene, per oggi quello che avevo da dire l'ho detto. E ci sentiamo in uno dei prossimi video, sempre che non mi rimuovano questo, ma non ha importanza perché tanto poi lo ripubblico in caso mai in qualche altra piattaforma e lo giro a tutti quelli che sono iscritti al canale. Vi ricordo anche di seguire i siti amici che su Telegram sono Shark Network 24 contro informazione e su YouTube ce ne sono tanti, Uno è Alfa Omega Channel, poi dopo Radio Radio, poi dopo sicuramente c'è BioBlu, tutti i telegiornali di BioBlu, poi dopo c'è Rinascimento Italia, adesso non me ne vengono in mente tutti, seguire anche la dottoressa Silvana De Mari, seguire Pietro Bisanti, il Greg non lo trovate più e neanche Morrisan perché si sono trasferiti sulla piattaforma Patreon, ma anche se voi vi scaricate l'app Rumble, scritto Rumble, voi altri potrete trovare i loro contributi video in forma assolutamente gratuita. Bene, per adesso non mi viene in mente altro, mi scuso con coloro. Ah, ecco, un altro da seguire è il Decimo Toro. Il Decimo Toro. Ecco, mi scuso con tutti quelli di cui mi sono. Di me, i siti amici, che ho dimenticato di citare, che citerò di volta in volta quando ruberò loro alcuni contributi. Per oggi vi saluto e ci sentiamo in uno dei miei prossimi video. Ciao a tutti amici dal vostro Norbert.